vi sto dando la fruttina. Li compro a confezione di 4, sono più o meno una quarantina di euro al mese. Abbiamo anche gli omogenizzati, pannolini a quantità, i soldi proprio non bastano mai. E per aiutare famiglie come quella di Valentina, Giovanni e Christian, c'è l'assegno al nucleo familiare, un sostegno economico che lo Stato eroga a quasi 3 milioni di dipendenti, direttamente in busta paga. In busta paga ho l'assegno familiare, che io ho mio figlio e mia moglie a carico. Sono circa 130 euro ogni mese in più allo stipendio. Io li uso per la spesa per lui, tutto l'occorrente. Siamo una famiglia monoreddito, quindi comunque ci fanno comodo questi soldi in più. La cifra dell'assegno varia in base al reddito e al numero dei componenti della famiglia. Per esempio, sono 137,50 euro al mese per le famiglie con un reddito fino a 14.700 euro circa e un figlio. L'importo sale a 258,33 euro se i figli sono due, mentre l'assegno scende a 47 euro se la famiglia ha un reddito di circa 30.000 euro e un figlio, a 116 circa con due figli. E per avere questo assegno ho fatto soltanto tramite il mio datore di lavoro una domanda scritta e hanno fatto tutto loro. Ma da quest'anno le cose sono cambiate. Per avere l'assegno bisogna munirsi di PIN e pazienza, facendo domanda sul sito dell'INPS, oppure trovare il tempo per andare al patronato, il tutto entro luglio. E spero che non basterà qualche mese tra la richiesta e l'arrivo poi di nuovo dell'assegno familiare.